cantiamo insieme l'inno 25. Luigi Mannelli a dire due parole di introduzione, di benvenuto. Benvenuti a tutti, ripeto quello che ha detto Andrea. Mi è gradito accettare questo invito perché, non solo perché per Marta è un approdo importante, ma perché in questa nostra contemporaneità viviamo una stagione che dire brutta è parlare quasi il complimento. Siamo circondati da guerre, quelle di cui si parla e quelle anche di cui si caccia. Non passa giorno che ci sia qualche morto sul lavoro, non passa giorno quasi che una persona che aveva promesso di fondare una famiglia, di rispettare, onorare, amare, uccide la propria compagna. Io credo che una stagione così brutta, e specialmente per me, che sono quasi a fine corsa, non la sarei mai immaginata. Però voglio pensare anche alle cose positive. E mi fa doppiamente piacere che Marta riceva questa ordinazione oggi, perché l'affratellamento, e già il nome mi sembra sia tutto un programma, ha tenuto sempre di conto le proprie donne, le proprie amiche, non soltanto come socio dell'affratellamento, un'associazione fondata sulla fraternità, quando non esisteva nemmeno uno straccio di legislazione sociale, i soci fondatori con le loro cose si sostenevano vicendevolmente, perché avere un infortunio sul lavoro o una malattia voleva dire una famiglia in ginocchio. Credo che su questi principi, su questi valori siamo accomunati. I nostri nonni, bisnonni,
si misero insieme perché potevano appunto non soltanto sostenersi, ma creare anche un momento di riflessione insieme, soprattutto sottolineo la parola insieme, e questo ha voluto dire, per esempio, anche l'autonomia delle donne socie dell'affratellamento, perché quando era abbastanza frequente morire di parto, qui si sono tenuti corsi di igiene corporale. E mi piace anche sottolineare che la donatrice che teneva questi corsi, dopo qualche anno è stata quella che ha messo al mondo. Sì, detto, sono, ho fatto in tempo a conoscerla perché era ovviamente molto anziana e abitava qui dietro in via Baldovini. È una donna, come dire, abuso forse di un luogo comune, ma era tenuta in palma di mano perché aveva messo al mondo praticamente tutto questo quartiere, così come era allora. E che dire, io mi auguro che la speranza si dice sia l'ultima a morire, che forse prima di andarmene ci possa essere da parte mia la capacità di vedere qualche scintilla di situazioni positive. Ne dubito un pochino perché credo sia lecito nutrire la speranza, ma anche ragionevolmente tener conto di tutto quello che ci succede intorno. E che dire ulteriormente? Cara Marta, buon viaggio, e credo che al di là delle opinioni, delle credenze, ma noi siamo accomodati da valori profondi e spero bene che possiamo fare ancora un lungo tratto di strada insieme. Grazie. 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 Grazie mille. Ringraziamo Luigi per questo bellissimo messaggio. Preghiamo. Dio, nostro Padre, nostra Madre, ti ringraziamo per questo momento di pace, di raccoglimento, di preghiera. Un giorno e un'ora che sono particolari e speciali nella nostra vita. Ti vogliamo ringraziare per lo Spirito Santo che invii su questa assemblea affinché la nostra mente e soprattutto i nostri cuori possano aprirsi alla tua parola e al tuo esempio. Amen. Cantiamo ora l'inno 7. Oh.
domandi tu. Egli è Cristo Gesù, nostro Signore. Da Lui vivo ne viene la vittoria. Parti in grassetto sono le parti in cui l'assemblea risponde. Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ma se confessiamo i nostri peccati, Dio che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. Confessiamo i nostri peccati a Dio nostro Padre. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. E ama il tuo prossimo come te stesso.
diciamo insieme. Dio misericordioso, confessiamo la natura peccaminosa e regna. Non abbiamo peccato contro te nel pensiero, nella parola e nell'azione, da quello che abbiamo fatto e da ciò che abbiamo lasciato incompiuto. Non ti abbiamo amato con tutto il cuore, non abbiamo amato il nostro prossimo come noi stessi. Abbiamo giustamente ridato la commissione dell'esempio eterno. Per il bene del tuo Figlio Gesù Cristo, abiti tra di noi, perdonaci, rinnovaci e portaci, in modo che possiamo desiderare la tua volontà e le tue orme per la gloria del tuo Santo Nome. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cantiamo insieme l'inno 29. Ringraziamo il Signore cantando l'inno 11. Scusate, l'inno 10, l'11 è solo in grazia del Signor.
Senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte, senza interruzione. Eppure tu sei il santo, siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti. Gridarono a te e furono salvati, confidarono in te e non furono delusi. Ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini e il disprezzo dal popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi, poiché lo gradisce. Sì, tu m'hai tratto dal grembo materno, m'hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre. A te fui affidato fin dalla mia nascita. Tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre. Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è alcuno che mi aiuti. Grossi tori m'hanno circondato, potenti tori di Basan m'hanno attorniato. Aprono la loro gola contro di me, come un leone rapace e ruggente. Io sono come acqua che si sparge e tutte le mie ossa sono slogate. Il mio cuore è come la cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce,
come terra cotta e la lingua mi si attacca al palato. Tu m'hai posto nella polvere della morte. Poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Ma tu, Signore, non allontanarti, tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Libera la mia vita dalla spada e salva l'unica vita mia dall'assalto del cane. Salvami dalla gola del leone. Tu mi risponderai liberandomi dalle corna dei bufali. Io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea. O voi che temete il Signore, lodatelo. Voi tutti, discendenti di Giacobbe, glorificatelo. Temetelo voi tutti, stirpe di Israele. Poiché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente, non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea. Io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono. Gli umili mangeranno e saranno saziati. Quelli che cercano il Signore lo loderanno. Il loro cuore vivrà in eterno. Tutte le estremità della terra si ricorderanno del Signore e si convertiranno a Lui. Tutte le famiglie delle nazioni adoreranno in Tua presenza. Poiché al Signore appartiene il regno, Egli domina sulle nazioni. Tutti i potenti della terra mangeranno e adoreranno. Tutti quelli che scendono nella polvere e non possono mantenersi in vita si inchineranno davanti a Lui. La discendenza lo servirà. Si parlerà del Signore alla generazione futura. Essi verranno e proclameranno la sua giustizia, e al popolo che nascerà diranno come egli ha agito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Cantiamo insieme l'inno 33. Lussuria e impurità,
di rubar né mentire, devi aborrir la falsità. Capitolo 50, versetti da 4 a 7. Il Signore Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio perché io ascolti come ascoltano i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio ed io non sono stato ribelle. Non mi sono tirato indietro. Io ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Io non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli insulti. Ma il Signore Dio mi ha soccorso, perciò non sono stato abbattuto. Perciò ho reso la mia faccia dura come la pietra e so che non sarò deluso. Parola di Dio. Grazie a Dio. La seconda lettura è dalla lettera di San Paolo ai Filippesi, capitolo 2, versetti da 6 a 11. Il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perché Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Cantiamo l'inno 19. Ore tu fosti ornato.
a te. Non irà, ma perdono, mi dà la tua mercè. Dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di prendere Gesù con inganno e ucciderlo. Infatti dicevano: non durante la festa, perché non vi sia qualche tumulto. Sì. C'è stato un fraintendimento. Vieni Marta. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco, che è il capitolo 14 e 15. Mancavano due giorni alla Pasqua e alla festa degli azimi. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di prendere Gesù con inganno e ucciderlo. Infatti dicevano: non durante la festa, perché non vi sia qualche tumulto il popolo. Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso. Mentre egli era a tavola, entrò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore. Rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo. Alcuni si indignarono fra di loro e dissero: perché si è fatto questo spreco di olio? Poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darle ai poveri. Ed erano irritati contro di lei. Ma Gesù disse: lasciatela stare, perché le date noia? Ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi. Quando volete potete far loro del bene. Ma a me non mi avete per sempre. Lei ha fatto ciò che poteva, ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di me. Giuda Iscariota, uno dei dodici, andò dai capi dei sacerdoti con lo scopo di consegnare loro Gesù. Essi, dopo averlo ascoltato, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Perciò egli cercava il modo opportuno per consegnarlo. Il primo giorno degli azimi, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Egli mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo. Dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà da di sopra una grande sala mobiliata e pronta, lì apparecchiate per noi. I discepoli andarono, giunsero nella città e trovarono come egli aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Quando fu sera, giunse Gesù con i dodici.
Mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: «In verità io vi dico che uno di voi che mangia con me mi tradirà». Essi cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: «Sono forse io». Egli disse loro: «È uno dei dodici che intinge con me nel piatto. Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato». Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo aver pronunciato la benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. Ed egli disse loro: «Questo è il mio sangue, il sangue del patto, che è sparso per molti. In verità vi dico che non berrò più del frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Gesù disse loro: «Voi tutti sarete scandalizzati, perché è scritto: io percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea». Allora Pietro gli disse: «Quando anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò». Gesù gli disse: «In verità ti dico che tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo abbia cantato due volte, mi rinnegherai tre volte». Ma egli diceva più fermamente ancora: «Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò». Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Poi giunsero in un podere detto Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: «Sedete qui finché io abbia pregato». Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a essere spaventato e angosciato, e disse loro: «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate». Andato un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre da lui. Diceva: «Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi». Poi venne, li trovò che dormivano e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Di nuovo andò e pregò, dicendo le medesime parole. Ritornato, li trovò che dormivano perché gli occhi loro erano appesantiti e non sapevano che rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: «Dormite pure ormai e riposatevi. Basta, l'ora è venuta. Ecco, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». In quell'istante, mentre Gesù parlava ancora, arrivò Giuda, uno dei dodici, e insieme a lui una folla con spade e bastoni, inviata da parte dei capi dei sacerdoti, degli scribi e degli anziani. Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: «Quello che bacerò è lui, pigliatelo e portatelo via sicuramente». Appena giunse, subito si accostò a lui e disse: «Rabbì». E lo baciò. Allora quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Ma uno dei presenti, tratta la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio. Gesù, rivolto a loro, disse: «Voi siete usciti con spade e bastoni, come contro un brigante, per prendermi. Ogni giorno ero in mezzo a voi insegnando nel Tempio, e voi non mi avete preso. Ma questo è avvenuto affinché le scritture fossero adempiute». Allora tutti, lasciatolo, se ne fuggirono. Un giovane lo seguiva, coperto soltanto con un lenzuolo, e lo afferrarono. Ma egli, lasciando anche il lenzuolo, se ne fuggì muto. Condussero Gesù davanti al sommo sacerdote e si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro, che lo aveva seguito da lontano fin dentro il cortile del sommo sacerdote, stava lì seduto con le guardie e si scaldava al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio
cercavano qualche testimonianza contro Gesù per farlo morire, ma non ne trovavano. Molti deponevano il falso contro di lui, ma le testimonianze non erano concordi. E alcuni si alzarono e testimoniarono falsamente contro di lui, dicendo: noi l'abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani di uomo, e in tre giorni ne ricostruirò un altro, non fatto da mani di uomo. Ma neppure così la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, alzatosi in piedi nel mezzo, domandò a Gesù: non rispondi nulla? Cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli tacque e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto? Gesù disse: io sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Il sommo sacerdote si stracciò le vesti e disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Voi avete udito la bestemmia, che ve ne pare? Tutti lo condannarono come reo di morte. Alcuni cominciarono a sputargli addosso, a coprirgli la faccia e dargli dei pugni e a dirgli: indovina, profeta. E le guardie si misero a schiaffeggiarlo. Mentre Pietro raggiunse il cortile, venne una delle serve del sommo sacerdote e, veduto Pietro che si scaldava, lo guardò bene e disse: anche tu eri con Gesù Nazareno. Ma egli negò dicendo: non so, né capisco quello che tu dici. Poi andò fuori nell'atrio e il gallo cantò. La serva, vedutolo, cominciò di nuovo a dire ai presenti: costui è uno di quelli. Ma lui negò di nuovo. E ancora, poco dopo, coloro che erano lì dicevano a Pietro: certamente tu sei uno di quelli, anche perché sei Galileo. Ma egli prese a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo di cui parlate. E subito, per la seconda volta, il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta: prima che il gallo abbia cantato due volte, tu mi rinnegherai tre volte. E si abbandonò al pianto. La mattina presto i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, tenuto consiglio, legarono Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: sei tu il re dei giudei? Gesù gli rispose: tu lo dici. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose e Pilato di nuovo lo interrogò dicendo: non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla e Pilato se ne meravigliava. Ad ogni festa egli era solito liberare loro un carcerato, quello che essi domandavano. Vi era allora in prigione un tale, chiamato Barabba, insieme ad alcuni ribelli, i quali avevano commesso un omicidio durante una rivolta, e la folla, salita, cominciò a chiedere che facesse per loro come era solito fare. E Pilato rispose loro: volete che io vi liberi il re dei giudei? Perché sapeva che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto liberasse loro Barabba. Pilato si rivolse di nuovo a loro dicendo: che farò dunque di colui che voi chiamate il re dei giudei? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiggilo. Pilato disse loro: ma che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte che mai: crocifiggilo. Pilato, volendo soddisfare la folla, liberò loro Barabba e consegnò Gesù dopo averlo flagellato perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero nel cortile interno, cioè dentro il pretorio, e radunarono tutta la coorte. Lo vestirono di porpora e, dopo aver intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo e cominciarono a salutarlo: salve, re dei giudei! E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, mettendosi in ginocchio, si prostravano davanti a lui. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora, lo rivestirono delle sue vesti e lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la croce di lui un certo Simone di Cirene, padre di Alessandro e di Rufo, che passava di là tornando dai campi.
e condussero Gesù al luogo detto Golgota, che tradotto vuol dire luogo del teschio. Gli diedero da bere del vino mescolato con mirra, ma non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirandole a sorte, per sapere quello che ciascuno dovesse prendere. Era l'ora terza quando lo crocifissero. L'iscrizione indicante il motivo della condanna diceva «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero due ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. E si adempì la scrittura che dice «Egli è stato contato fra i malfattori». Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo «Tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso e scendi giù dalla croce». Allo stesso modo anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, beffandosi, dicevano l'uno all'altro «Salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, affinché vediamo e crediamo». Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Venuta l'ora sesta, si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. All'ora nona Gesù gridò a gran voce «Eloi, Eloi, lama sabachthani?» Che tradotto vuol dire Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano «Chiama Elia!» Uno di loro corse e, dopo aver inzuppato d'aceto una spugna, la pose in cima a una canna e gli diede da bere, dicendo «Aspettate, vediamo se Elia viene a farlo scendere». Gesù, emesso un gran grido, rese lo spirito. E la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. E il centurione che era lì presente, di fronte a Gesù, avendolo visto spirare in quel modo, disse «Veramente, quest'uomo era figlio di Dio». Vi erano pure delle donne che guardavano da lontano. Tra di loro vi erano anche Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo, il minore, e di Iose e Salomè, che mentre egli era in Galilea lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Essendo già sera, poiché era la preparazione, cioè la vigilia del sabato, venne Giuseppe d'Arimatea, illustre membro del consiglio, il quale aspettava anche egli il regno di Dio, e fattosi coraggio si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto, e chiamato il centurione gli domandò se fosse morto da molto tempo. Avutane conferma dal centurione, diede il corpo a Giuseppe. Questi, comprato un lenzuolo e tratto Gesù giù dalla croce, lo avvolse nel lenzuolo e lo pose in una tomba scavata nella roccia. Poi rotolò una pietra contro l'apertura del sepolcro. E Maria Maddalena e Maria, madre di Iose, stavano a guardare dove veniva messo. Dal Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo secondo Giovanni. La folla dunque, che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e lo aveva risuscitato dai morti, ne rendeva testimonianza. Per questo la folla gli andò incontro, perché avevano udito che egli aveva fatto quel segno miracoloso. Perciò i farisei dicevano tra di loro: «Vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo ti corre dietro». Queste sono le parole del Santo Vangelo, sono parole di vita eterna. Gloria a Dio, Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Vi leggerò oggi un sermone che fu preparato nella Domenica delle Palme 1970. Il pastore era il pastore Alberto Ricca,
padre di Anna Ricca, che molti di voi conoscono, e del teologo Paolo Ricca. Ed era proprio su questo brano di Giovanni, che, come avete visto, è molto stridente rispetto alla storia della passione che abbiamo prima letto e che si legge in ogni domenica delle parti. I quattro evangelisti raccontano l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, preludio della sua morte, ma il solo Giovanni ci tramanda un particolare sul quale vogliamo stamane fermare la nostra attenzione. Nel particolare rileviamo due momenti distinti, di cui il primo è l'esaltazione della folla. Anche gli altri evangelisti parlano di codesta esaltazione di gente formata in parte da pellegrini giudei accorsi da ogni paese a Gerusalemme per la celebrazione della festa di Pasqua, che ricordava la liberazione della schiavitù d'Egitto, in parte da discepoli e in parte da curiosi mossi dal desiderio di vedere questo personaggio, di cui tanto avevano udito parlare e pochi avevano incontrato. Anche gli altri evangelisti parlano degli osanna, delle palme, simbolo di vittoria, dei mantelli stesi per via il segno d'omaggio, ma Giovanni solo allude a una delle componenti di tanto entusiasmo, la risurrezione di Lazzaro, avvenuta da poco e poco lontano da Gerusalemme. Il miracolo aveva suscitato un'impressione enorme e quelli che ne erano stati testimoni accorrevano ora ad unirsi agli altri che con Gesù stavano per entrare nella capitale e rendevano testimonianza alla potenza del Maestro, tanto grande da resuscitare i morti. Volevano che tutti lo sapessero, specialmente i pellegrini stranieri che forse di Gesù non avevano udito parlare mai. Più delle divine parole del Maestro l'avevano colpiti il miracolo. Più dell'insegnamento le aveva colpiti l'opera potente, forse taumaturgica, a loro occhi. Il popolo minuto che segue Gesù è composto spesso di uomini che arrivano alle cose spirituali soltanto attraverso le prove materiali. Non capiscono una verità religiosa senza la sua incarnazione fisica. E Gesù fece dei miracoli sia per aiutare la fede dei deboli, sia per alleviare le sofferenze, sia per accreditare la sua divinità. Ma li fece con parsimonia, anzi con riluttanza. E quando li fece, fu per gli altri, per sé mai. Né nel deserto per levarsi Satana di torno, né a Nazareth quando tentarono di ucciderlo, né nel Getsemani quando l'arrestarono, né sul Golgota quando lo crocifissero. Furono tanti a chiedergli un segno per convincersi che la sua parola era parola di verità. Impazientito da tale richiesta, Gesù disse un giorno: questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e il segno che non le sarà dato tranne che il segno del profeta Giovanni. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così sarà il figlio dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. I niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco qui vi è più che Giona. Ecco, Ninive non chiese miracoli, le bastò per il ravvedimento la parola di un profeta, ma da Gesù, che è tanto più di Giona, la gente chiede prodigi. Ecco, generazione malvagia e adultera. I cuori chiusi alla verità, nulla li commuove, neanche il miracolo. E nel Vangelo di Luca si legge: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Le città dove Gesù ha compiuto i prodigi maggiori l'hanno abbandonato. Sempre nel Vangelo di Matteo si legge: guai a te, Corazin, guai a te, Bezzaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. No, il miracolo non produce la fede, alimenta tutt'al più la superstizione. E lo vediamo bene
nella folla delle palme che acclama Gesù con entusiasmo per la risurrezione di Lazzaro, ma lo abbandonerà di lì a poco, quando anziché accolto sarà respinto da Gerusalemme, arrestato e processato. In lui avevano visto il taumaturgo, non il Messia. L'avevano ammirato per i suoi prodigi, ma non avevano creduto nella sua parola e non si erano legati a lui per la vita e per la morte. Anche la nostra generazione è avida di miracoli, nella misura, direi, in cui scarseggia la sua fede. Crediamo certo nei miracoli di Gesù, ma non come causa della nostra fede in Cristo, bensì come effetto. E crediamo alla possibilità del miracolo anche oggi, perché crediamo in Dio, forza intelligente che governa l'universo. Quelle che si chiamano le leggi di natura non sono per noi in contrasto con l'esistenza di Dio. Esprimono anzi le modalità della sua manifestazione. Dopotutto queste leggi non sono che un'espressione umana dei rapporti che legano fra loro i fenomeni, e non ricoprono tutto il campo dell'essere. Al di là di quanto cade sotto l'osservazione e la classificazione della scienza, vi sono realtà e leggi che ancora ignoriamo, per cui andiamo piano, prima di dichiarare un fatto impossibile o contrario all'ordine naturale. Non solo, ma essendo le leggi della natura espressione della volontà del Creatore, è chiaro che questi non è prigioniero di quello. Dio rimane il sovrano dell'universo e senza sconvolgere l'ordine da lui stabilito può intervenire anche in modi diversi da quelle leggi che normalmente ci governano. E queste eccezioni alla regola costituiscono il miracolo nel senso biblico della parola. La provvidenza divina e l'ordine delle leggi naturali, lungi dall'essere in opposizione fra loro, sono agli occhi dei credenti aspetti o piani diversi di una stessa realtà. Certo, l'azione della provvidenza, come l'intervento diretto di Dio nella nostra vita, non è oggetto dell'analisi della ragione, è riconoscibile soltanto in età alla fede. Una fede che spinge anche noi sulla via di Gerusalemme a osannare Gesù, non tanto perché ha risuscitato Lazzaro e ha operato prima di questo altri miracoli ed opere potenti, ma perché, indipendentemente dai suoi prodigi, riconosciamo in Lui il Signore unico ed esclusivo della nostra vita, il Re che viene a noi non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita per la nostra salvezza. All'esaltazione della folla, di cui facciamo parte anche noi, fa contrasto, ed è questo il secondo momento del nostro episodio, la delusione dei farisei, che dicevano tra loro: vedete che non guadagnate nulla, ecco il mondo vi corre dietro. In altre parole, ci siamo opposti fin dal principio alla predicazione e all'azione di questo sedicente maestro, di questo strano provinciale galileo, di questo eretico, di questo anarchico. Gli abbiamo posto domande imbarazzanti, abbiamo cercato di farlo cascare in trappole teologiche o in tagliole dialettiche. E lui, non curante del ridicolo, ha continuato a proclamarsi Messia, non curante dell'onestà, ha continuato a bazzicare con la feccia del popolo, non curante della dignità, ha continuato a frequentare stranieri e pagani. Lui, che si presenta come il Cristo, da secoli annunziato dai profeti e atteso da Israele, trascura la legge dei padri, i precetti, i riti, gli istituti della sacra tradizione giudaica, e lo si è visto mangiare coi collaborazionisti dei romani nemici oppressori, lo si è visto mangiare con gli straccioni e le mondane dei più malfamati quartieri. Peggio, i suoi discepoli non sempre si lavano le mani prima di mettersi a tavola. Peggio ancora, scandalo intollerabile, la sua mancanza di rispetto per il sabato, giorno nel quale non si merita di operare miracoli e guarigioni, e a proposito del quale ha avuto la sfacciataggine di dire che
che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. No, amici farisei, non abbiamo guadagnato nulla con le nostre mezze misure, con le nostre discussioni, con la nostra opposizione benevola e paziente nell'attesa che si esaurissero i vaneggiamenti di questo esaltato e si disperdessero i suoi seguaci. No, vedete, il mondo gli corre dietro, oggi più di prima, benedicente, esultante ed osannante. Occorre cambiare tattica. Se non la finiamo una buona volta con questo Galileo, non sappiamo che guai ci potrà combinare. Già i Romani ci opprimono dall'esterno, se poi si incrinasse il fronte interno rappresentato dalla nostra religione, la nostra situazione già penosa potrebbe complicarsi pericolosamente, con conseguenze imprevedibili. E non dimentichiamo la preoccupazione espressa proprio in questi giorni nel nostro supremo consesso, il Sinedrio. Che facciamo? Perché quest'uomo fa molti miracoli? Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui e i Romani ci distruggeranno, e città e nazione. Non dimentichiamo specialmente l'autorevole parola del sommo sacerdote. Voi non capite nulla e non riflettete come vi torni contro che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. E da quel momento i farisei organizzarono il piano che doveva portare Gesù alla morte. Il mondo gli corre dietro. I farisei esageravano, ma più ancora esagereremmo noi se questa parola riferissimo alla nostra situazione attuale. Oggi il mondo corre dietro a tante cose, non certo a Cristo. Corre dietro agli idoli di sempre, al denaro, all'eros, alla volontà di potenza, corre dietro alla società del benessere, ai suoi profeti, ai suoi denigratori che teoricamente la respingono ma praticamente l'accettano. Corre dietro ai semidei dello sport e della canzone. In una certa misura corre dietro alla politica e alla scienza. Corre dietro forse in certi paesi a Maometto, a Buddha, a Confucio, ma non vediamo davvero che corre dietro a Gesù come il giorno delle palme, in maniera da inquietare i farisei del nostro tempo. Ci pare piuttosto che si riproduca oggi la situazione alla quale allude lo stesso Giovanni quando dice: da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: non ve ne volete andare anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, dove ce ne andremo noi? Tu hai parola di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. I credenti non sono più folla, semmai lo furono. E nella Chiesa stessa i principi tradizionali della fede sono contestati in varie misure e in varie forme. Si demitizza la Bibbia, si rifiuta l'antico Dio trascendente, dotato cioè di esistenza personale autonoma oltre i confini del mondo creato, si rimenziona Cristo da Dio a uomo, si riduce la salvezza a un discorso sociologico di fraternità universale, si vede il peccato come un fatto collettivo di ingiustizie, non come fatto individuale che riguarda sì il rapporto dell'uomo con il prossimo, ma anzitutto il rapporto dell'uomo con Dio. La morte di Cristo è esempio di sacrificio, la sua risurrezione è simbolo di ravvedimento e di rinnovamento, ma tutto si esaurisce nei limiti di questa vita. E Cristo non ha oggi una sua vita propria, ma si dissolve e si identifica nella massa dei poveri, degli oppressi e degli sfruttati. Orbene, la Chiesa può e deve rinnovarsi, certo. Schemi e formule e riti hanno valore provvisorio, possono essere modificati o soppressi, ma fermo deve rimanere un nucleo centrale intangibile, i principi fondamentali rivelati nell'Evangelo. Se tutto si riduce a una migliore convivenza sociale, alla pace fra le classi, le nazioni e le razze, a una uguale distribuzione della ricchezza fra gli uomini, quando avessimo raggiunto questi traguardi, e Dio solo sa quanto siamo lontani da questo, dico io, di Cristo che faremo e potremo fare a meno di Lui anche per il conseguimento di questi fini?
perché l'amore fraterno, la giustizia e la pace sono stati predicati anche prima di lui, e lo sono anche al di fuori di lui, per cui paradossalmente potremmo dire che molti cristiani si comportano come se di Cristo non avessero bisogno. Il mondo gli corre dietro? No. Gesù è un messia vecchio, logorato dal tempo, è un messia da museo sostituito da altri messia più giovani, più vigorosi, più sensibili ai problemi della società tecnologica. Il mondo lo trascura o lo ignora, o peggio lo irride, ma noi, come la folla di quel giorno, gli andiamo incontro giubilanti. E lo acclamiamo non solo come un maestro, sia pure il più savio, come un profeta, sia pure il più ispirato, ma come l'unigenito figlio di Dio, come mediatore della nostra riconciliazione con Dio, come il risorto che è garanzia della nostra esurrezione, come l'unico Signore della nostra vita. Lo acclamiamo come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, come la verità perenne che non muta col mutar dei tempi, come l'amore che abbraccia tutta la persona umana nella sua complessità e si estende a tutti gli uomini nelle loro molteplici diversità. Lo acclamiamo con gioia, con riconoscenza, con speranza e anche con la preghiera di ricevere la forza di non abbandonarlo alla prima difficoltà, ma di testimoniare di lui in ogni circostanza e sino alla fine. Amen. Amen. Siamo insieme l'inno numero 40. Yeah.
sia la pace che dai tu. Serena gioia vita che non tramonta più. Non un soggiorno, un'ora possa lontan da te. Gesù vieni e dimora ognor vicino a me. La Chiesa Protestante Unita è parte della Chiesa Una Santa Cattolica e Apostolica e serve l'unico vero Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Essa professa la fede rivelata unicamente nelle Sacre Scritture ed espressa nei credi ecumenici che la Chiesa è chiamata a proclamare in modo rinnovato in ogni generazione. Guidata dallo Spirito Santo, essa ha reso testimonianza della verità cristiana nei suoi formulari storici, nel Libro di Concordia, nei 39 articoli di religione, nella Dichiarazione di Fede della Chiesa Protestante Unita. Nella dichiarazione che stai per emettere, affermi la tua lealtà a tale eredità di fede, quale tua ispirazione guida sotto Dio nel portare la grazia e la verità di Cristo a questa generazione, facendolo conoscere a coloro di cui ti prendi cura. Io, Marta Torcini, affermo e conformemente dichiaro la mia adesione alla fede rivelata nelle Sacre Scritture, esposta nei credi ecumenici, sostenuta e testimoniata nei formulari storici della Chiesa Protestante Unita e nella sua dichiarazione di fede. Nelle preghiere e nell'amministrazione dei sacramenti utilizzerò solo le forme liturgiche autorizzate o consentite dalla Chiesa. Io, Marta Torcini, giuro per Dio Onnipotente che renderò vera e canonica obbedienza a Sua Eccellenza Reverendissima il Vescovo Primate della Chiesa Protestante Unita e ai Suoi successori in tutte le cose, con rispetto e onestà. Che Dio mi aiuti. Amen. Riverendo Padre in Dio, presento Marta per essere ordinata nel servizio di diacono nella Chiesa di Dio e la dovrà servire nella diocesi d'Italia della Chiesa Protestante Unita. La ritieni degna? Sì. Coloro che hanno il dovere di conoscere ed esaminare l'ordinanza l'hanno trovata nello stato di una vita devota e di sano apprendimento? Sì, lo confermano. Credono che ella sia chiamata a servire Dio in questo ministero? Sì, lo confermano. Tu credi che Dio ti stia chiamando a questo ministero? Sì, lo credo. I diaconi sono chiamati a operare con il Vescovo e con i pastori presbiteri, con i quali essi servono quali araldi del Regno di Cristo. Sono tenuti a proclamare il Vangelo con la parola e con le opere. Sono tenuti a servire la comunità in cui sono posti, portando alla Chiesa le necessità e le speranze di tutte le persone. Insieme ai loro fedeli sono tenuti a ricercare i poveri e i deboli, i malati e gli abbandonati e coloro che sono oppressi e inermi, raggiungendoli negli angoli dimenticati del mondo, affinché l'amore di Dio possa essere reso visibile. I diaconi prendono parte al ministero pastorale della Chiesa e alla guida del popolo di Dio nella preghiera. Essi predicano la parola e nella preghiera portano le necessità del mondo davanti alla Chiesa. Accompagnano coloro che sono alla ricerca della fede e li accompagnano al battesimo. Danno assistenza nell'amministrazione dei sacramenti, distribuiscono e amministrano la comunione ai malati e a coloro che sono costretti a letto.
i diaconi ricerchino il nutrimento dalle scritture, sono tenuti a studiarle insieme al popolo di Dio, che la Chiesa intera possa essere equipaggiata per vivere il Vangelo nel mondo. Siano fedeli nella preghiera, vigili in stato di attesa per i segni della presenza di Dio, dal momento che Egli rivela il suo regno tra noi. Noi davvero crediamo che nella grazia di Dio tu sia pienamente determinata a dedicare interamente te stessa a questo servizio, che tu possa guidare le sue persone nella nuova vita che Dio ha preparato per coloro che lo amano. E ora, affinché possiamo conoscere la tua mente e i tuoi propositi, devi fare le dichiarazioni che ti poniamo. Accetti le Sacre Scritture quale rivelazione di tutto ciò che è necessario per l'eterna salvezza, per la fede in Gesù Cristo? Le accetto. Sarai diligente nella preghiera, nel leggere le Sacre Scritture e in tutti gli studi che ti renderanno più profonda nella tua fede e ti formeranno per portare la testimonianza della verità del Vangelo? Con l'aiuto di Dio lo farò. Credi la dottrina della fede cristiana così come la Chiesa Protestante Unita l'ha ricevuta e la professa e nel tuo ministero la esporrai e la insegnerai? Lo credo e così farò. Ti sforzerai di far conoscere l'amore di Cristo attraverso la parola e l'esempio e avrai particolare cura di coloro che sono nel bisogno? Con l'aiuto di Dio lo farò. Sarai un servo fedele nella casa di Dio secondo l'esempio di Cristo che venne non per essere servito ma per servire? Con l'aiuto di Dio lo sarò. Ti sforzerai di modellare la tua vita e quella della tua famiglia secondo la via di Cristo affinché tu sia modello ed esempio per il popolo di Cristo? Con l'aiuto di Dio lo farò. Opererai insieme ai tuoi compagni servitori del Vangelo per amore del regno di Dio? Con l'aiuto di Dio lo farò. Accetterai la disciplina di questa Chiesa e darai il dovuto rispetto a coloro che sono chiamati ad amministrare la Chiesa e a vigilare sulla dottrina? Con l'aiuto di Dio lo farò. Allora, nella forza dello Spirito Santo, alimenterai il dono di Dio che è in te per crescere in santità e grazia? Con l'aiuto di Dio lo farò. Prometti di testimoniare Cristo fino a, se necessario, il martirio di sangue? Sì, con l'aiuto di Dio. Assemblea ora si alza in piedi. Fratelli e sorelle, avete ascoltato quanto sia grande il carico che questa ordinanda è pronta a portare. E avete ascoltato le sue dichiarazioni. Ora è secondo la vostra volontà che egli sia ordinata? Lo vogliamo. Pregherete senza sosta per lei? Pregheremo. La sosterrete e la incoraggerete nel suo ministero? La sosterremo. Nel nome del nostro Signore ti invito a ricordare la grandezza della fede che sei chiamata a condividere, il ministero di Cristo stesso, che per amore nostro assunse la condizione di servo. Ricorda sempre con gratitudine che le persone che tu assisterai sono fatte a immagine e somiglianza di Dio. Nel servirli servirai Cristo stesso, al quale sarai chiamata a rendere conto. Non sarai in grado di portare il peso di questa chiamata con le tue sole forze, ma solo per la grazia e la forza di Dio. Perciò prega che ogni giorno il tuo cuore possa allargarsi e la comprensione della Scrittura essere illuminata. Prega calorosamente per il dono dello Spirito Santo. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in plena superna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi domum Dei, fons Deus ignis cartas, Spiritalis unctio, tu sanctiformis munere, digitu paterne dextere, turite promissum patre.
lumen sensibus, infunde amore cordibus, infirma nostri corporis, virtute firma serpeti. Oster repelas a longius, pacem que dones protinus, ducture sit te previo, vitemus omne noxium. Per te scianta, Patre, nos camus atque filium, te utriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris in gloria, et filiu che amor tu apparaclitu in secolorum secula. Amen. Noi ti preghiamo e ti glorifichiamo, Padre, Madre Onnipotente, perché nel tuo infinito amore hai formato nel mondo un popolo santo per il tuo possedimento, un sacerdozio regale, una chiesa universale. Ti preghiamo e ti glorifichiamo perché hai inviato il tuo figlio unigenito Gesù Cristo per assumere la condizione di servo. Egli umiliò se stesso per nostro amore e nell'obbedienza ha accettato la morte e la morte sulla croce. Ti preghiamo e ti glorifichiamo perché in ogni età hai inviato il tuo Spirito per riempire coloro che tu hai scelto, per dotare il tuo santo popolo per l'attività del ministero, per costruire il corpo di Cristo. E ora ti ringraziamo per aver chiamato questa tua serva che ordiniamo nel tuo nome per condividere quale diacono il mistero del Vangelo di Cristo, che venne non per essere servito ma per servire e dare la sua vita in riscatto di noi. Perciò, Padre, attraverso Cristo nostro Signore, noi ti preghiamo e imponiamo le mani tutti insieme sull'ordinanza. Manda il tuo Santo Spirito sulla tua serva Marta per il mandato e l'opera di diacono nella tua Chiesa. Lo Spirito Santo penetri nella tua mente, nella tua parola, nel tuo dire e soprattutto nel tuo cuore. Amen. Amen. Il Signore Gesù Cristo, attraverso lo Spirito Paraclito, possa trasmettere a te la sapienza e il timore di Dio finché tu possa degnamente servire nel ministero in cui sei chiamato. Attraverso il tuo Spirito, Padre Celeste, dona alla tua serva la grazia e la forza di adempiere al suo ministero. Rendila fedele per servire
e costante nel proporre il tuo Vangelo nel mondo. Possa ella proseguire l'esempio di Gesù Cristo tuo figlio, che da voi chiede ai suoi discepoli, e possa porre le necessità degli altri prima delle proprie. Possa la tua vita essere disciplinata e santa, le sue parole dichiarare il tuo amore e le sue azioni rivelare la tua gloria, che i tuoi fedeli possano camminare con lui nella via della verità, essere preparati per la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, al quale con te e con il tuo Santo Spirito appartiene gloria e onore, adorazione e lode, ora e per sempre. Amen. Amen. Ricevi questo libro come segno dell'autorità che ti è stata data in questo giorno per proclamare la parola di Dio al suo popolo, rafforzali nella sua verità e servili nel suo nome. Predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore, e noi stessi come Suoi servitori per amore di Gesù. Fidiamo in Lui, quale sorella, serva del Vangelo, possa Cristo dimorare nel tuo cuore attraverso la fede, che tu possa essere radicata e fondata nel mio amore. Amen. Amen. Per il trigo pasquale, giovedì santo ci troveremo alle 19 in una casa privata per il servizio in cena domini, la cena del Signore e la benedizione del crisma. Venerdì 29 marzo alle 7:30 di sera, qui presso l'affratellamento, partiremo da questa sala per la Via Crucis del Venerdì Santo. E sabato 30 marzo alle 23:15, 11:15 di sera, sempre qui all'affratellamento, che sarà la veglia della Santissima Notte di Pasqua. Riprende la collaborazione diaconale, parlando di diaconi, con l'associazione laica Comitato della Riva per la raccolta di vestiti, scarpe, prodotti per la casa e per l'igiene personale. Spesso non ci si rende conto che anche le famiglie povere hanno bisogno di lavare la casa e di curare la propria igiene personale. Questa è una delle poche associazioni su Firenze che ha anche questo aspetto. E per chi volesse portare questi prodotti o vanno direttamente alla sede, che però non è sempre aperta, Comitato della Riva in via Aretina, oppure può portarli a me e soprattutto alla nuova diacona Marta o al diacono Gianmarco. Ci sono altri annunci da dire? Qualcuno? Pare che non ci sia, non lo vi sa in questo momento. Allora raccogliamo le offerte per l'opera della Chiesa. Thank you.
benedici, Signore, queste offerte, soprattutto benedici il tempo che è servito per guadagnarlo questa vita. Amen. È il momento del preghiera e intercessione. Se qualcuno le vuole dire ad alta voce può farlo. E lo interpelliamo con il nostro solito responsorio. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori tu fuoco d'amore. Preghiamo il Signore per la creazione, per tutto quello che viene trascurato in questa società. Tutti quelli che soffrono, tutti quelli che hanno gravi problemi e tutti gli animali che sono i più trascurati fra i trascurati. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori tu fuoco d'amore. Signore la sostenga sempre nel suo percorso. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori tu fuoco d'amore. Ti preghiamo per la pace in Palestina, in Ucraina, in tutte le zone di guerra del mondo. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori tu fuoco d'amore. Ti prego e ti ringrazio per nostra sorella Marta, oggi ordinata diacona, per questa chiesa, ma anche per la tua chiesa intera. Un dono per noi tutti, Signore. E ti prego perché il tuo spirito possa essere sempre sopra di lei, operare attraverso le sue mani e il suo cuore. Vediamo. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori tu fuoco d'amore. Malvina, per la sua mamma, stanno attraversando un periodo molto difficile, perché il tumore possa essere veramente trasformativo nella guarigione. Vediamo. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori tu fuoco d'amore. Vorrei fare una preghiera per tutte le persone che sono violente, tutte le persone violente perché affinché possano cambiare strada, loro per prima, per tutte le vittime di violenza, ma soprattutto per le persone che commettono violenza, perché se non cambiano loro il mondo non cambia affatto. Preghiamo. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori tu fuoco d'amore. Le notizie che ci vengono dall'Inghilterra riguardo al comune reale sono riguardo al tumore che l'hanno colpita, si sono sovrapposti a altre notizie più vicine, persone care, forse anche persone che venivano ancora per lavoro colpite allo stesso male, non che la mia famiglia e altre vicine sono state colpite in passato, e quindi vorrei levare un pensiero che malati di tumore delle loro famiglie, dei locali e coloro che professionalmente sono andati a trovare. Affinché possiamo riuscire o a guarire o a trovare la forza di affrontare questa situazione.
Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori tu fuoco d'amore. Accoglio, Signore, tutte le nostre preghiere, anche quelle che non abbiamo saputo o potuto dire pubblicamente, perché tu leggi nei nostri cuori meglio di noi. Vogliamo pregare per tutte le persone che sono sole, che sono malate, specialmente per i malati terminali e i loro familiari, per coloro che hanno perso una persona cara di recente, per le persone che comunque hanno perso familiari, amici. Possiamo brevemente dire alcuni nomi: Walter, Pompeo, Giancarlo, Rina e Rinaldo, Detto e Maria, Rosaria, Antonio, Marco e Dario. Alfredo, Luna, Marcello, Andrea. E tutto coloro che si sono addormentati nella certezza della tua risurrezione, noi ti preghiamo non per loro che sono nel tuo amorevole abbraccio, ma per coloro che sono rimasti su questa terra affinché tu possa consolarli e tu possa dare la forza a noi di consolarli. Dobbiamo pregare tutti coloro che sono vittime di discriminazione, le donne, le persone vittime di omo-bitransfobia, tutti coloro che sono emarginati ed esclusi. Te vogliamo pregare per coloro che nel mondo esercitano l'autorità affinché possano esercitarla per il bene comune e non per i loro interessi personali, di partito, di classe. Tutto questo noi ti preghiamo per nome e per amore di Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cantiamo l'inno 34. Sempre ovunque, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno.
perché oggi tu sveli il mistero della nostra salvezza e manifesti la luce dei popoli, il tuo Figlio Gesù Cristo. Egli è venuto sulla terra come uomo mortale, ci ha rinnovati nello splendore della sua vita divina. Per questo proclamiamo con tutti gli angeli, i martiri e i testimoni della fede l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto sei tu, Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione. Tu hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unico Figlio, affinché tutti coloro che credono in Lui non periscano, ma abbiano vita eterna. Egli istituì un memoriale duraturo delle sue azioni salvifiche. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Celebriamo dinanzi a te, o Padre, l'incarnazione di tuo Figlio, le sue parole, i suoi miracoli, la sua umiliazione, la sua obbedienza fino alla morte in croce, la sua risurrezione nella gloria. Tu lo hai esaltato, al di sopra di ogni cosa, e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Mistero della fede. Cristo è morto, Cristo è risorto, Cristo ritornerà. Con lode e ringraziamento portiamo questi segni del tuo amore dinanzi a te, ti preghiamo, manda il tuo Santo Spirito e colma questi doni con il suo potere vivificante, affinché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo dilettissimo Figlio. Il pane che noi spezziamo sia partecipazione al corpo del Signore, e il calice per il quale rendiamo grazie sia comunione con il sangue del nostro Signore Gesù Cristo. Rendici tutto un solo corpo, poiché tutti condividiamo l'unico pane e l'unico calice, in comunione con Maria, Madre di Dio, con gli apostoli, i martiri, Francesco d'Assisi, Filippo Neri, Agostino, Martino Lutero e tutti i testimoni della fede. Con il nostro Vescovo Andrea, il Vescovo di Roma Francesco, il Patriarca Ecumenico Bartolomeo, l'Arcivescovo di Canterbury Justin, il Collegio Episcopale, con tutte le donne e gli uomini chiamati ai ministeri della tua Chiesa, il popolo di Dio e con tutta la Chiesa, noi ti lodiamo, attendendo con gioia la venuta del tuo Figlio, il nostro Signore Gesù. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria nella tua Santa Chiesa, ora e in eterno. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, recitiamo insieme. Chi vuole, per me vuole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li mettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare la tentazione, ma liberaci dal male. Perché tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli, Amen. Il Signore è e sia con voi. E con il tuo spirito. Scambiamo un gesto di affetto, di amore e di pace. Chiamata vocale in arrivo da Anna Rita. 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 Andiamo insieme in l'inno 43.
noi vivremo in pace un dì, un dì. Dunque si vuole accostare al di là della sua appartenenza confessionale, può accostarsi all'Eucaristia. Chi vuole può aspettare a mangiare l'Eucaristia e il pane e intingerlo dopo o bere direttamente al calice. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, amen. Corpo di Cristo. Amen. Corpo di Cristo. Sangue di Cristo. Il sangue di Cristo. Il sangue di Cristo. Il sangue di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Lo prendo solo con la bocca. Sangue di Cristo. Siamo tutti insieme in Nunc Dimittis. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele. Amen. Ora l'ultimo inno, l'inno 38, che sarebbe il tuo popolo. Non c'è bisogno. Vi dico anche dopo la benedizione dell'invio, chi vuole accostarsi può per l'unzione degli infermi, perché le nostre infermità non sono solo fisiche, ma sono anche spirituali, psicologiche. Chi
tanti tipi. Questa è una pratica che abbiamo mutuato dal vecchio cattolicesimo e che ha assunto una sua importanza anche per te. Non è l'unzione, l'estrema unzione. Non è l'estrema unzione, non so, volgarmente è detto l'estrema unzione, ma non è, anche se deve... Non è per forza estrema. Non è per forza estrema. Gloria al Padre, al Dio d'amor, gloria al Figlio suo divin, allo Spirito Creator, gloria e lode senza fin. Gloria al Padre, al Dio d'amor, gloria al Figlio suo divin, allo Spirito Creator, gloria e lode senza fin. Gloria al Padre, al Dio d'amor, gloria al Figlio suo divin, allo Spirito Creator, gloria e lode senza fin. Signore, ci benedica e ci protegga. Amen. Signore, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci sia propizio. Amen. Signore, rivolga verso di noi il suo volto e ci dia la pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Amen, Signore. Amen. Nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, portiamo la pace. E andiamo in pace. Sia lode a Dio. Facciamo anche la benedizione degli olivi che sono stati sono Dio Onnipotente ed Eterno, benedici questi rami di olivo e concedi a noi, tuoi fedeli, che seguiamo esultanti Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo, Egli che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Gli doniamo un nuovo di una cifra di 15 euro. Sì, grazie. Faccio un versamento. Non ho contante adesso. Si sapeva meglio portare un po' da casa. Tu dovevi portare un po' da casa. Le 15 euro. Sì, infatti. No, li dividiamo. Dividiamo. Infatti, no, io so quando devo c'erano foglie di palma secche, facevano anche una serie di erano tutte Io proporrei a questo momento di andare al primo piano a mangiare qualcosa, visto che c'è uno spuntino. Poi dopo veniamo a liberare qua sopra. Che dite? Sì, va? Vai. Andiamo giù, dai.
Hai bisogno? Bisogna fermare questo, è vero. Io non so come funziona, però.